Allora, caro Danilo. Siamo già pronti? Sì, vedi, siamo in chiacchiera già. Va bene, d'accordo. Stiamo sfogliando i giornali di questa mattina. Ci sono, diciamo, non ci sono argomenti nuovi questa mattina sui giornali, però ci sono degli argomenti reiterati, che significa che, come dire, hanno una certa pregnanza, ecco, cioè, una certa importanza. Allora, il primo argomento di cui dobbiamo parlare, anche perché interessa praticamente a tutti, dai 5 anni, anche meno, ai 100, è lo stadio di Frosinone. Allora, noi vediamo oggi sul Messaggero, c'è un titolo, un dribbling da 4 milioni. È la solita polemica, perché praticamente il centrosinistra di Frosinone continua a, come dire, a sollevare questo problema. Il comune ha speso per lo stadio 4 milioni, forse anche qualcosina in più, sottraendole ad altre cose. Quindi ha fatto lo stadio, ma non ha fatto altre cose. Questa è la polemica, sostanzialmente. Ma tu che cosa ne pensi? Ricordiamo che Danilo è un esponente della maggioranza, forse no. Orgogliosamente della maggioranza. Intanto ci prendiamo anche il caffè di Bucci, sì, perché è ottimo. Assolutamente, mi sembra un'ottima cosa, direttore, assolutamente. Ma io penso che si tratti di una polemica assolutamente fuori luogo, per una serie di motivi. Il primo, perché dopo, penso, 30 anni, finalmente la città di Frosinone avrà a disposizione una struttura sportiva, quindi uno stadio degno di tale nome. Se ne parla da più di 30 anni e fino ad oggi nulla mai è stato realizzato per la città. Non vorrei che il problema dei colleghi consiglieri del PD fosse proprio questo, che loro ne hanno parlato e forse questa amministrazione riesce a farlo. Quindi credo che sia probabilmente più questo il problema che non elementi oggettivi che effettivamente possono dare un sostegno a questa polemica, ripeto, secondo me assolutamente inesistente e fuori luogo. Il secondo problema che bisogna mettere in evidenza è che l'amministrazione, nel frattempo io zucchero il mio caffè, l'amministrazione Ottaviani non ha distolto delle risorse importanti per talune opere, ma si tratta di mutui che erano dormienti, già accesi dalle passate amministrazioni, per i quali comunque l'amministrazione continua a pagare gli interessi. E allora è stata fatta una opera, secondo me, meritoria, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista gestionale, perché sono state tolte delle risorse di fatto inutilizzate, delle quali la città e quindi tutti quanti noi cittadini stavano pagando degli interessi, e destinate ad un'opera attesa da tutti da 30 anni. Francamente mi sembra veramente una polemica sul nulla. Diciamo che era attesa da 40 anni, perché io mi ricordo che nel 72 mio padre mi portò a vedere il luogo dove sarebbe sorto il nuovo stadio Casalecchio. Abbiamo aggiunto 72. Ulteriori 10 anni di attesa. Ecco, 72. Ha fatto bene, direttore, quindi, a sottolinearlo. Ecco, quindi insomma, vale a dire, questa è un po' la cosa. Nasce e muore qui questa polemica, perché insomma, e poi è sempre la stessa. Perché secondo me c'è questa polemica sempre in atto? Perché siamo già in campagna elettorale per le prossime elezioni di Frosinone. Cioè, si devono ancora celebrare i ballottaggi della ultima tornata elettorale delle amministrative, ma tutti qui stanno pensando ad altro, cioè stanno pensando sostanzialmente alle elezioni di Frosinone. È un'ulteriore interessante chiave di lettura. Certo. Che si terranno esattamente tra un anno, insomma più o meno tra un anno. Ecco, e qui a Frosinone già, specialmente qui al Bartucci, devo dire, l'atmosfera è particolarmente calda da questo punto di vista, perché io ne sono testimone, noi ne siamo testimoni, vero Francesco, che è stato l'altro lato della telecamera, qua tutti i giorni succedono chiacchiere, incontri, strani avvicinamenti, eccetera. Parafrasando Vespa, se mi è consentito, questa potrebbe essere la terza cameretta. Questa è una cameretta, Tucci è certamente una cameretta di Frosinone. Esatto, mentre porta a porta è la terza camera, questa è una cameretta. Sì, sì, per quanto riguarda l'amministrazione di Frosinone, certamente sì, ed è proprio così. Allora, qui insomma queste elezioni, diciamo così, premono e tutti si stanno un po' cercando di guardare intorno. Il centrosinistra, ve lo dico, sta cercando di capire come si deve muovere, come si deve organizzare con tutta questa pletora di candidati che andrà probabilmente a concorrere per le elezioni primarie. Il centrodestra questo problema non ce l'ha, no? Perché voglio dire, il sindaco uscente credo che abbiamo, non ci siano problemi. Il sindaco uscente, probabilmente il miglior sindaco che Frosinone abbia mai avuto, quindi
al momento non abbiamo nessun genere di problema sotto questo punto di vista. È chiaro, la decisione ultima spetta a Nicola Ottaviani, per cui nessun problema sotto questo punto di vista. Ecco, allora, questa campagna elettorale come la vedi tu? Perché già si cominciano a vedere tutte queste cose, tutte queste... Allora, se c'è un problema che ha avuto l'amministrazione di Nicola Ottaviani, diciamo così, è stata la estrema frammentazione della maggioranza, nel senso che questa costellazione di liste civiche, e poi in realtà risulta difficilmente governabile, no? da qualsiasi sindaco. Sono quindi, assolutamente d'accordo. Ecco, quindi come secondo te, tu sei un esponente di spicco di Forza Italia, come secondo te ci si dovrebbe comportare in questa seconda manche della possibile amministrazione ottaviana? Ma io credo che innanzitutto bisognerà cominciare a confrontarsi sui programmi e non sulle polemiche sterili, sul cercare di denigrare il lavoro altrui, il lavoro fatto sia a destra che a sinistra, perché comunque anche il centrosinistra, quando ha governato, ha fatto delle cose importanti per la città. Ma puniamoci entrambi, sia amministrazione uscente sia l'amministrazione che sfiderà il sindaco Ottaviani o chi per lui, chiaramente, sui programmi che vogliamo porre in essere per la città e non, ripeto, sulle polemiche sterili come questa sullo stadio. Venendo alla domanda che mi facevi tu, giustissima, coerentissima, specialmente con la situazione che abbiamo vissuto in questi 4 anni di amministrazione, io credo che occorra un giusto mix fra la componente importante che è quella dei partiti e l'altra componente altrettanto importante qual è quella delle liste civiche. Entrambe sono fatte, comunque bisogna prescindere, da uomini e donne. Esatto. Sto per dire una cosa che apparentemente può sembrare banale, no. Ma non si può prescindere dalla serietà, dalla correttezza, dall'affidabilità delle donne e uomini che comporranno queste liste, sia che saranno liste di partito, sia che saranno liste civiche. Perché io credo che quando si firma un patto, sia che possa essere un patto sottoscritto a livello contrattuale, un contratto di lavoro, anche comunque un contratto di carattere amministrativo, bisognerebbe sempre tener conto di quella stella polare e non cercare sempre di diversificare, di cercare di svicolare da quel patto per ottenere altro genere di vantaggi. Sto facendo un discorso chiaramente di carattere generale, perché dov'è che forse abbiamo un po' avuto dei problemi? Nell'andare a rincorrere sempre situazioni che erano un po' divergenti rispetto al patto iniziale di amministrazione in favore della città di Frosinone. Voglio essere meno criptico, voglio essere, ecco, sicuramente più concreto. Sì, facciamoci capire giustamente da chi ci ascolta. Se io aderisco ad una lista elettorale che poi si trasforma in un gruppo consiliare, che sia di partito importantissimo e poi vengo al ruolo di Forza Italia, o che sia di una lista civica, non posso pensare in corso di consiliatura di cambiare sempre gruppo politico per cercare di spuntare qualche poltrona. Lo dico con grande sincerità, perché questo probabilmente è stata la lacuna di questa amministrazione. In mezzo a tante cose positive fatte, probabilmente c'è stata una frammentazione dei gruppi consigliari. Ne sono composti alcuni e poi ricomposti. Sono stati scomposti alcuni e poi ancora ricomposti, ma con un fine ultimo, un comune denominatore che sicuramente non ci fa onore, quello di andare a chiedere una ulteriore visibilità. E questo è un po' il problema del civismo diffuso, no? Quello sì, della è giusto questo. Come dire, della presentazione di liste che non sono appartenenti a dei partiti politici, ma delle formazioni estemporanee. Poi però il problema sta in capo ai partiti, e nel caso di specie a Frosinone è stato in capo a Forza Italia, che ha dovuto fare veramente i salti mortali per cercare di tenere unita questa amministrazione, che sicuramente dal punto amministrativo gran parte del merito è stato del sindaco e della sua giunta, che ha lavorato benissimo. Però dal punto di vista politico c'è stato un ruolo fondamentale
da parte del gruppo consiliare di Forza Italia per cercare di tenere sempre tutti quanti uniti, per cercare di non rivendicare lì dove alcune rivendicazioni, ancorché legittime da parte del gruppo consiliare, poi potevano creare ulteriori frammentazioni. E io credo che questo sia stato un compito politico di grande responsabilità, di grande merito, che va iscritto interamente a Forza Italia, dal quale credo dall'anno prossimo non si potrà prescindere, perché è vero che c'è la tendenza diffusa ovunque di caratterizzarsi con una connotazione civica, ma la connotazione civica va bene quando dà valore aggiunto, non quando non dà quel valore aggiunto. E poi diciamola tutta, oggi comunque, in un momento in cui l'Italia è, possiamo così definirla, tripolare, avere una caratterizzazione ancora di centrodestra, secondo me, deve essere necessario per chiunque si presenti ad amministrare una città, in contrapposizione ad un centrosinistra, con idee, programmi sicuramente differenti. Ecco, questo un po' è il vulnus della situazione, cioè quella di andare a ricostruire tutto sommato quello che è un centrodestra, perché il centrodestra si è un po' perso e frammentato negli ultimi tempi. Adesso abbiamo visto un esempio, diciamo così, su tutti, quello delle elezioni Cassinati, dove si è presentato un centrodestra compatto, no? Quello, certo, costituito da formazioni tutte di centrodestra e tutte insieme, cosa che non è successo per esempio nella capitale, no? Dove poi alla fine si sono separati. E però ne abbiamo pagato i danni amaramente, però. Lì sono stati pagati i danni amaramente, ma c'è un problema però, che questo centrodestra, no? dove c'è Forza Italia, che è oggettivamente una formazione moderata, insomma, ha degli altri fratelli, non più tanto uni, perché ormai siamo lì più o meno, che sono di destra a destra, cioè nel senso che per esempio la Lega, no? Salvini eccetera, ma anche Fratelli d'Italia, che l'erede di Alleanza Nazionale, si sono spostati molto su delle posizioni meno moderate, certo, di quando invece c'era il PDL, insomma, ecco, per capirci. Ecco, quindi è un po' un problema questo, cioè Forza Italia, che invece occhieggia un po' di più all'elettorato moderato, tranquillo, non ha un po' un problema a stare a ricostituire un centrodestra con queste forze che invece sono un po' più di destra? No, non lo vedo assolutamente un problema, citando due esempi concreti, uno che ci riguarda da vicino e uno sta un po' più spostato nel nord Italia. Come hai detto giustamente tu, direttore, a Cassino siamo riusciti, anche grazie alla sapiente regia dell'onorevole Abruzzese, a creare un gruppo a sostegno del candidato D'Alessandro di forze tutte di centrodestra, dove all'interno c'è Forza Italia, c'è la Lega, o noi con Salvini così come la possiamo identificare, e quindi c'è questa possibilità. Altro esempio, un po' lontano da noi, ma che comunque fa capire che è un esempio virtuoso, è quello che è accaduto a Milano e che potrebbe sfociare di qui a una settimana a una vittoria del candidato di centrodestra. Dove sta, se vogliamo, la soluzione vincente? Quella di trovare delle giuste misure per tenere dentro un'area sicuramente moderata, qual è quella di Forza Italia, con un'area un po' più estrema, un po' più orientata verso quella destra, che io però identifico con la destra sociale, che è quella di Fratelli d'Italia, e quelli di noi con Salvini o della Lega. Per questo io mi sono permesso, immediatamente dopo il primo turno elettorale, di lanciare una sorta di proposta. Veramente, dopo le elezioni, dopo il ballottaggio di domenica prossima, prescindendo dal quale sarà il risultato, che tutti quanti noi ci auguriamo sia appannaggio dei candidati del centrodestra, di riunire intorno a un tavolo tutte quante le componenti, ma ognuna che abbia pari dignità. Vado ad essere ancora più chiaro. Abbiamo visto da questa tornata elettorale che non c'è un partito rispetto ad un altro che può dire no, le regole le detto io. Non è possibile, perché le percentuali in talune parti sono a vantaggio di Forza Italia, in altre sono sicuramente più favorevoli a Fratelli d'Italia. Abbiamo visto a Roma con la Meloni, che ha ottenuto comunque un ottimo risultato, ed altre premiano noi con Salvini. Allora, sediamoci tutti intorno a un tavolo, tutti con pari dignità, cerchiamo di creare un progetto politico importante che possa essere quella della ricomposizione di tutta l'area di centrodestra, dove ognuno svolga un ruolo importante. È quello che dicevamo prima, Forza Italia che sia catalizzatore dei voti moderati, la Lega
e Fratelli d'Italia, che sia catalizzatore di voti di persone, di cittadini che sono più orientati alle ideologie di destra, ma in tutti insieme per il bene comune. Da un lato per la tutela di questo territorio che tutti quanti noi amiamo, che è quello della provincia di Frosinone, dall'altro a livello nazionale, che possa essere effettivamente la contrapposizione reale, concreta, effettiva e alternativa alla politica assolutamente infruttuosa di Renzi e del PD. Per questo io dico che Frosinone potrebbe costituire, senza avere la presunzione di essere, di insegnare niente a nessuno, ma di poter essere un piccolo laboratorio. Cominciamo da Frosinone, dalla provincia di Frosinone, mettendo intorno a un tavolo tutte le forze che si riconoscono in un'area di centrodestra, poi che possa essere un po' più moderata, un po' più orientata verso destra, ma tutti quanti insieme, chiaramente con l'importante contributo anche di quelle forze che dicevamo prima di carattere civico, che si riconoscono comunque allora, in questi valori. E cominciamo a partire. Ecco, questo problema delle liste civiche, no? Noi abbiamo cominciato con per te in tempi non sospetti proprio a fare questo discorso. Cioè, il discorso, e poi abbiamo fatto con il centro-sinistra, perché ricordo che fu De Angelis a prendere subito la palla in balzo di una nostra provocazione sul giornale. Cioè, molto probabilmente senza le liste civiche non si vince ormai. Perché probabile, sì, è molto probabile. È molto probabile. Certo. Quindi, cioè, diciamo che tutte le forze politiche tradizionali si stanno ponendo il problema, no? Quello di gestire in qualche modo una coalizione prima delle elezioni, quindi che si possa presentare come compagine più o meno compatta alle elezioni, che abbia al proprio interno anche questa componente, cioè quella delle liste civiche. Ora, il laboratorio politico, ecco, che noi appunto lanciammo all'epoca, va in questa direzione, per il centro-sinistra e andrà, come hai appena detto tu, in questa direzione anche per il centro-destra. Ma c'è poco tempo, cioè, nel senso che questa, sì, sono d'accordo. Cioè, questa operazione deve partire subito. Infatti, io credo a settembre debba partire. Acquisiamo il dato elettorale di questi ballottaggi, poi arriviamo a ridosso di luglio, si può cominciare a pensare agli stati generali delle forze di centrodestra, ma a settembre bisogna partire con un progetto concreto, ognuno deve inserire all'interno di questo progetto, di questo contenitore, i propri contenuti, le proprie idee, i propri programmi. E bisogna assolutamente partire, il tempo non c'è. Ecco, tu sei un uomo di partito, di squadra, parli per il partito, si vede, si sente, insomma, poi ti conosco abbastanza bene. O ti conosco abbastanza bene per poter dire che all'interno della squadra e del partito tu sei quello un po' che tenta di compattare veramente anche il partito, nel senso che il tuo poi non è un partito così compatto. Questa è, sì, diciamocela, è vero, tutta. Sì, per ecco, carità, diciamocela, è vero, tutta. È vero. E non è compatto neanche per quanto riguarda il gruppo consigliere di Frosinone. Cioè, tu, il tuo grande sforzo è stato quello anche di tentare non solo di tenere unita la maggioranza, ma all'interno di questa maggioranza anche di non far litigare il gruppo consigliere di Forza Italia. Sì. Cioè, grazie, come stanno per riconoscermi le cose? Come stanno le cose adesso? Ecco, questo è. Allora, a che punto siamo? Allora, siamo al punto in cui comunque il gruppo consiliare mi sembra abbastanza unito. Perché devo dire, anche perché il gruppo consiliare, appositamente detto, di Forza Italia, composto da 4 consiglieri, insomma, non è che ci voglia poi tanto a mettersi d'accordo con questi 4 consiglieri. Però assessori, è presidente consiglio, insomma, Forza Italia. Poi c'è anche un altro aspetto, che è quello del rapporto con gli assessori. Forza Italia, nel caso di specie, proprio perché riveste un ruolo importante, deve assumere sempre un atteggiamento responsabile, a volte penalizzando alcune legittime aspettative personali per privilegiare comunque l'interesse della coalizione nello stare tutti uniti. Nel caso di specie, e veniamo perché so già dove andavi a parare, perché giustamente tu svolgi il tuo ruolo in maniera brillantissima e so che poi mi avresti esageriamo. Chiesto come state messi col vice sindaco. Ecco, insomma, questo lo sapevo che arrivavi là. E allora io ti dico, Forza Italia, per quanto riguarda la questione del vice sindaco, ha già detto che, pur potendo vantare personalità importanti, di rilievo, di spessore, al solo fine di tenere unita questa benedetta maggioranza, non rivendica nulla. Bisogna individuare poi il criterio per andare a identificare questo
vice sindaco, e noi abbiamo detto se serve, noi come Forza Italia, ma c'è stata ampia, devo dire, larghissima condivisione da parte di tutti quanti gli altri gruppi consigliari, se serve a trovare una quadratura per ripresentarci tutti quanti compatti l'anno prossimo, allora questo è il criterio da seguire, identifichiamo una persona che possa tenere tutti quanti uniti e che possa essere poi chiaramente quella persona che si candiderà insieme a noi l'anno prossimo per la guida della città. Il criterio sicuramente è stato condiviso. Ora, identificare proprio la persona fisicamente diventa un problema un po' più difficile, perché giustamente, legittimamente, ognuno pensa di poter essere la persona più indicata. Nel momento stesso in cui troveremo questa condivisione anche sulla figura, non soltanto in astratto, ma anche in concreto, io credo che la posa possa andare tranquillamente in porto e dare giustamente a questa amministrazione anche un vice sindaco. Bene. Andiamo un attimo su un altro argomento. Prometti. Anche perché noi siamo qui per chiacchierare anche di altre cose, non soltanto di insomma politica. E abbiamo un politico, insomma, parliamo di politica, ovvio, ma parliamo anche di altre cose. Soprattutto un cittadino di Frusinone. Tu sei un frusinate, no? Assolutamente, orgogliosamente. Frusinate del centro storico, perché io poi faccio sempre questa differenza. Via Angeloni, l'Arco Campagnoli. Ecco, i non frusinati non ce ne vogliano per questa, come dire, questa digressione, però... c'è una differenza tra, perché ci sono anche delle aspettative diverse, c'è una mentalità diversa dai cittadini. Forse non ne ha il la posso sopra e dire sotto. La posso dire, noi del centro storico abbiamo, fra virgolette, un piccolo di puzzetta sotto il naso, un po', perché abbiamo la presunzione, non so fino a che punto legittima, di essere proprio quelli di Frusinone, proprio il centro, il campanile, c'è un po' di questa cosa, lasciatecela vivere, insomma. Ma sono cose così, poi alla fine, però insomma Frusinone ha, e lì ti vado dei luoghi, no, specialmente il centro storico di Frosinone, tu insomma hai visto tutta la tua giovinezza, adolescenza, eccetera eccetera, qual è il luogo di Frosinone che ricordi con maggiore struggimento? Cioè, nel senso che ci sono dei posti, tre di posti, ce ne ha. Subito tre posti ti dico. Allora, la piazzetta di Piazza Valchera, la piazzetta di Santa Maria e il campo di San Gerardo. Tutti e tre i santi, no, non è i santi, dove ci stanno le chiese e dove comunque c'erano all'epoca degli oratori e dei campi da pallone. Un campo da pallone strutturato, che era quello dell'oratorio di San Gerardo, mentre a Piazza Valchera e a Piazza Santa Maria non c'erano chiaramente campi, ma c'erano i campi, li creavamo noi con il piazzale, le borse della scuola, gli zaini, erano quattro borse, erano due porte. E lì abbiamo buttato sangue nel vero senso della parola, perché le sbucciature alle ginocchia. Là veramente ancora ci stanno i segni indelebili. E questi sono un po', adesso provando ad essere un po' più seri, tre luoghi fondamentali della mia infanzia, dove lì ho conosciuto tanti amici, sono stato bene, perché veramente vivevo la mia città. Forse quello che manca adesso un po' ai nostri figli, in primis a mio figlio, ma penso, confrontandomi anche con altri amici e amiche, i nostri bambini non vivono la città come forse la vivevamo noi, un po' troppo presi dai giochi elettronici, dai telefonini, dagli smartphone, dalla PlayStation, poi la palestra e la piscina, tutte cose importanti, per carità, ma un po' di sano vissuto della propria città secondo me non guasterebbe, perché è stata una palestra di vita. Beh sì, è stata una palestra di vita importante, ma insomma poi... è stata anche, questi luoghi sono anche, insomma, hai conosciuto la tua prima fidanzatina, no? in questi luoghi, fammi ricordare. Allora, perché... io intanto voglio premettere, perché ci sta ascoltando eccetera, che absit in iura verbis, sì. Danilo Magliocchetti è un uomo che piace, insomma, ecco, quindi questa è la... Non date retta a quello che ha detto adesso, assolutamente. Che piace, no, perché no? Poi gli do i 50 euro che gli avevo promesso, ma... Perché devi negare questa non cosa? Non è assolutamente così. Vabbè, comunque, insomma, lo sapete tutti, ma come piace, molto... cioè, è un uomo che si contraddistingue anche per la sua eleganza, come si vede, cioè, insomma, una personalità che in questa città viene riconosciuta anche per queste cose. Ma chi è stato il primo bacio? Dove l'hai dato in questa città? Cioè il posto, il direttore, luogo. Tu non ti devi mai scordare che qui ci stanno 50 anni di storia. E ricordarsi il primo bacio... Non mi dica, non te lo ricordi, è credo che fosse alle scuole medie. No, credo, sono sicuro, adesso che vado indietro con la memoria. Il primo bacio si ricorda, su. Sì, è stato alle scuole medie. Con una bellissima bimba all'epoca, bionda,
E mi ricordo che mi faceva battere il cuore ogni volta che la vedevo. Alla fine poi riuscii veramente a rubarle un bacio e camminavo a 10 metri da terra. Ecco, non mi chiedere il nome perché non te lo dirò, no, nemmeno vabbè, sotto lo, tortura. No, il nome però, non lo chiedo, per carità. Però insomma, lei forse ci ascolta, se lo ricorderà pure lei, insomma. No? Speriamo, perché se non se lo ricordo ci abbiamo qualche problema. Non è che sono stato così incisivo dal punto di vista del bacio. Però insomma è una di quelle sensazioni che veramente poi sì, credo sì, che non siano quasi replicabili, no? No, quel primo bacio, adesso che mi ci hai fatto pensare, vedi come sei stimolante con le tue domande, mi ci hai fatto pensare effettivamente era di questa bambina che io vedevo, di un anno più piccola di me, era meravigliosa, bionda con gli occhi celesti, e io ogni volta che la vedevo impazzivo. Finché un giorno ho preso il coraggio a due mani, sono andato là. E... Scuola? Che scuola Nicola era? Ricciotti. Alla Nicola Ricciotti, quindi lì sotto. Stai quindi cercando lì sotto. Di scavare troppo? No, dico proprio lì sotto alla sì, Nicola Ricciotti. Esatto. Quindi a che ora è successo questo? Perché sai, un bacio a scuola, insomma, è una cosa abbastanza... Era durante la ricreazione, all'epoca. Bacio a ricreazione. La ricreazione. Se mi ricordo, erano le 11:20, perché all'epoca si faceva ricreazione, andai e mi dichiarai. E le diedi chiaramente un bacio sulla guancia, casto ovviamente, perché sennò il preside d'allora penso che già mi aveva buttato fuori dalla scuola. E niente. E lei, ricordo, lei che cosa aveva? Rimase lì per lì sorpresa, poi penso divertita, perché non è che si è sottratta, si è tirata indietro, è rimasta lì. E poi se mi ricordo c'è stata, insomma, c'è stata, c'è questa stata, è la cosa diciamo, perché sennò è amara la situazione. Esatto, no. Questo, anche perché la positività di quel bacio la ricordiamo anche per questo, perché lei c'è stata. Beh certo, scherzo. Perché sennò sarebbe stata la trambata classica già. E poi è andata avanti questa storia oppure. Guarda, ci siamo frequentati, ma più a livello di compagni di scuola media. Qualche volta mi pare che siamo usciti pure in provincia, mi ricordo, allora era una passeggiata, e una volta, se non ricordo male, ci siamo pure tenuti per mano, mi pare. Questa e è quindi cosa... per me era stata una conquista. Quindi vi eravate praticamente compromessi, diciamo. Sì, così. Esatto, ci siamo dichiarati amore eterno che poi a settembre già era finito. Quando ci si teneva per mano in provincia... era suggellata, sì, la sentenza della Cassazione. Sì. Va bene, quanto manca? Io poi un minuto e mezzo, abbiamo quasi terminato questa chiacchierata. Peccato, allora, perché mi stavo peccato. Proprio divertendo. Sì, mi resta una chiacchierata divertente. Ultima cosa, purtroppo ritorniamo un po' sulle cose serie. C'è un argomento che sta tenendo banco in questi giorni, specialmente, cioè che sta tenendo banco a Frosinone, e sono questi benedetti lavori della piazza della stazione, insomma, di fronte alla chiesa. Allora lì sta succedendo questo: il sindaco ha deciso, l'amministrazione ha deciso di rivoluzionare questa piazza, di risistemarla tutta completamente, e qui perdonami se interrompo, di nulla, riqualificare, un intero quartiere, e fin qui nulla da discutere. Ma c'è un problema, no, che magari in molti dicono, i commercianti, i cittadini eccetera, eccetera, magari si devono fare delle altre cose prima, cioè nel senso, metteteci a disposizione un parcheggio, mettete a disposizione un parcheggio per i pendolari, cioè, e poi fate questi lavori che sono sacrosanti. Perché, ecco, questo qui è il problema. Perché non è stato fatto? Perché si stanno creando disagi. Allora, da quello che so io, c'è stato un confronto da parte dell'amministrazione con alcune associazioni della zona, all'esito delle quali, di questi incontri, mi è parso di capire che ci sia stato comunque un orientamento di massima nel condividere il progetto dell'amministrazione. Nulla toglie che questa iniziativa, la macro iniziativa, è quella di riqualificare un intero quartiere, giustamente, che è quello della stazione, che da decenni attende di essere riqualificato. C'è questo intervento da parte dell'amministrazione, se le cose non vanno bene possono essere modificate, nulla è perfetto nella vita, tutto è perfettibile, anche questo intervento da parte dell'amministrazione può essere anche ritirato con le esigenze legittime, per carità, sacrosante, dei cittadini della zona della stazione. Sono un'amministrazione che si impunta, è un'amministrazione che non guarda con piacere e con favore alle esigenze che provengono dal territorio, poiché questa è un'amministrazione alla quale piace confrontarsi con il territorio, sicuramente ci sarà qualche intervento migliorativo. Molto bene, allora non possiamo che ringraziare Danilo. Sono voi, io che ringrazio voi. Non possiamo ringraziare tutti quelli che sono stati, che stanno qui ad ascoltarci e a sentirci. Ringraziamo Francesco Ricciardi, che con pazienza ci segue dall'altra parte, e il Bartucci che ci
che ci ospita costantemente, e devo dire molto bene. Qui continuano ad affluire comunque personalità e personaggi politici. Certo, ai quali ancora non abbiamo rivolto dei saluti. Non abbiamo rivolto i saluti, comunque insomma, qui c'è vita al Bartucci. Grazie e al centro storico, perdono. Centro storico, beh, centro storico. C'è niente da fare, il nostro cuore batte sempre per il centro storico. Batte lì. Arrivederci. Ciao a tutti.